Guten Morgen, Herr Avvocato Pischeda. Così mi si era parato di fronte all'uscio della mia casa di via San Domenico, quel mattino festivo del 1893, il professor Friedrich von Dunn, cattedratico di archeologia classica della Universität Heidelberg. 42 anni lui, 43 io, fu facile intendersi. Mi raccontò la sua vita e con essa la storia dell'archeologia del Mediterraneo, di cui egli costituiva un campione vivente. Aveva conosciuto Heinrich Schliemann a Troia ed anzi era stato il primo dei tedeschi a riconoscere il valore dei suoi scavi. Schliemann.